Parliamo ora di stringhe, quindi come tipo di dato primitivo presente in JavaScript. Allora, le stringhe sono una sequenza di caratteri Unicode, perché JavaScript supporta l'Unicode, come abbiamo visto prima, una sequenza ordinata, perché è una stringa, e è immutabile. Quindi una stringa in JavaScript è immutabile, non si può cambiare il contenuto di una stringa una volta che la stringa è stata creata. La lunghezza di una stringa è il numero di caratteri che contiene e le stringhe sono indicizzate da 0. Quindi il primo elemento, l'elemento alla posizione 0 della stringa, sarà il primo carattere. E una stringa vuota è una stringa di lunghezza 0. JavaScript non ha un tipo che rappresenta i caratteri, ma si usano stringhe di lunghezza 1. Quindi non c'è una differenza tra carattere o stringa, ci sono solo stringhe. Se si vuole avere un carattere, è in realtà una stringa di lunghezza 1. Le stringhe, come abbiamo visto prima, possono essere definite sia con un singolo apice, quindi singolo apice parola o frase chiuso singolo apice, oppure col doppio apice. Una nota per il futuro di questo corso, in realtà, quando avremo poi da gestire un parsing in JSON, che è un sottoinsieme di JavaScript, JSON, le stringhe verranno correttamente parsificate, solo quelle che avranno le doppie virgolette. Quindi un consiglio, un suggerimento potrebbe essere di iniziare a scrivere stringhe con le doppie virgolette in modo da evitare problemi. In futuro doversi ricordare di nuovo che in alcuni casi bisogna utilizzare le doppie virgolette. Però sia le singole virgolette che le doppie virgolette sono accettabili e valide all'interno di JavaScript per utilizzare le stringhe. E dato che le stringhe sono immutabili, tutte le operazioni sulle stringhe ritornano una nuova stringa. Quindi, in maniera analoga, come immaginerete, come fate per esempio per i vettori in altri linguaggi di programmazione, S aperta parentesi quadra di 3 mostra l'elemento all'indice 3, quindi il quarto carattere della stringa. Stringa 1 più stringa 2 concatena le stringhe tra di loro. Stringa.length indica il numero di caratteri di una stringa. Quindi, per esempio, noi abbiamo questa stringa che è ciao, se ne stampassimo a di 1, stampiamo i, perché 1 è in effetti il secondo carattere di questa stringa, se noi stampiamo a.length, stampiamo 4 perché la stringa è effettivamente di 1, 2, 3, 4 caratteri. E se noi facessimo a più virgola come va, stampiamo, concateniamo a insieme a come va. Se questa operazione la facessimo al di fuori della console log, produrremmo una nuova stringa, ovviamente. Dato che le stringhe sono immutabili, non possiamo, per esempio, rimpiazzare all'interno della variabile A una lettera, ma dovremo creare con un rimpiazzo una nuova variabile. I metodi della stringa, di nuovo, questa tabella è presa dalla documentazione, quella su developer.mozilla.com. Sono vari, si può sapere il carattere a una certa posizione, si può avere l'index of, se inizia con una certa stringa, c'è una concatenazione, quindi combina il testo di due stringhe e ritorna una nuova stringa, si può dividere una stringa separando le stringhe in sottostringhe, si può estrarre un pezzo di una stringa,
Da ciao voglio mostrare solo i due caratteri centrali e metterli in una stringa. Si può fare una substring, dato un indice di inizio e un indice di fine. Si può controllare se c'è un match, un replace o un search con delle espressioni regolari. Mettere maiuscolo, maiuscolo, minuscolo e maiuscolo. Eccetera, eccetera, eccetera. Si possono togliere gli spazi bianchi all'inizio e alla fine della stringa e così via, eventuali spazi bianchi e così via. E queste operazioni, no, notate per esempio che tutte le operazioni che modificano una stringa in realtà ritornano una nuova stringa. Concat combina il testo di due stringhe e ritorna una nuova stringa. Split la divide, vabbè, in diversi oggetti. Slice estrae una sezione della stringa e ritorna una nuova stringa. Substring ritorna il sottoinsieme specifico della stringa e così via. Lowercase ritorna una nuova stringa in tutto minuscolo o tutto maiuscolo. Quindi le operazioni non sono mai sulla stringa stessa perché è immutabile, ma su un'altra stringa, quelle che cambiano il contenuto della stringa. Esiste poi, relativo alle stringhe, questo concetto di template literals, che è stato aggiunto, mi sembra, in S6, che è un concetto abbastanza comodo per l'interpolazione di stringhe, diversa dalla concatenazione o dalla concatenazione di stringhe fatta col più o fatta col metodo, con la funzione concat. Ed è questa modalità, che le stringhe che sono incluse in questi bagtick, quindi questo simbolo, possono includere espressioni delimitate da dollaro parentesi graffe. Quindi, invece di definire una stringa come doppie virgolette o con singole virgolette, lo definiamo con questo backtick. Allora, definendolo con questo backtick, stiamo dicendo a JavaScript: occhio che all'interno di questa stringa ci potrebbe essere, come no, ma ci potrebbe essere una qualche espressione che tu devi valutare in quel momento e applicare in quel momento. Quindi questo è molto utile ed è molto veloce per formattare delle stringhe e questi literal possono anche essere più lunghi di una linea, possono anche continuare su più linee diverse. Quindi in questo esempio, se noi abbiamo una variabile name che contiene la stringa bill, a questo punto potremmo avere un'altra variabile che si chiama greeting, che inizia con questo backtick e quindi si chiude con un altro backtick, che contiene hello, dollaro, aperta graffa, name, chiusa graffa, punto. Questo name non è, questo dollaro, aperta graffa, name, chiusa graffa, non è stampato come stringa, ma è un'indicazione, dice a JavaScript, dato che sei in questa modalità di templating, questo simbolo qui è un simbolo speciale che mi dice che quello che è contenuto all'interno va interpretato come codice JavaScript. Quindi in questo caso name, JavaScript cercherà una variabile definita in precedenza che si chiama name, il cui valore può essere inserito qui. Quindi la trova ed è questo bill e quindi se noi stampiamo questo greetings otterremo hello bill. Se vogliamo provare velocemente abbiamo già questo ciao, definiamo una variabile b in cui diciamo backtick dollaro aperta graffa a virgola come va punto di domanda e a questo punto se stampiamo b. Allora, se stampiamo b ovviamente il risultato qui non cambia rispetto a prima ma proviamo a togliere il punto di domanda per essere sicuri che stiamo stampando la parte corretta e vedete che funziona. Quindi questa istruzione qui, in realtà, definita in questo modo, questo A è esattamente la variabile definita prima.